nella pratica, che accompagna la mamma e il papà alla morte, gliela racconta la favola che ci sono, che la rivedono la mamma e le... Allora lì bisogna regolarsi con infinito buon senso, perché è inutile stravolgere la visione che una persona ha, soprattutto se anziana, delle sue convinzioni. Quindi può anche verificarsi il caso per cui tu gli racconti delle cose con la bocca e gli racconti delle cose diverse con l'anima, nel pieno rispetto delle circostanze, perché tu non è che devi ostentare che sai chissà che o che sei chissà cosa. Tu sei nella tua centratura, nella tua conoscenza e nella tua consapevolezza maturata in quel mondo, e con quello esprimerai una nota. A parole userai il tuo buon senso, che è la facoltà paranormale più importante da risvegliare, ok? Perché è inutile violentare il sistema di credenza di una persona. No, io dico non fomentarli, poi vedi la non mamma. Creare né paure né alimentare eccessive illusioni. Non alimento, ecco. Né alimentare eccessive illusioni. Tuttavia rasserenare, per cui si può anche immaginare di raccontare una storia per rasserenare, e comunque la tua presenza comunicherà anche altro. Perché è la presenza, cioè l'accompagnamento alla morte. Non è che ti metti lì e leggi il Bardo Todol, sì, c'è anche chi fa quello, ma a parte il fatto che poi è lontano dalla nostra cultura, quindi leggi cose che poi lo leggi in italiano, quindi in realtà il Bardo Todol va letto nella lingua, perché è la lingua che è vibrazione magica, quella non è una lingua casuale, il tibetano, è una lingua sacra, quindi la vibrazione mantrica della lingua completa la lettura, che poi corrisponde ad un sistema di concetti precisi che sono lontani sia da noi sia da chi siamo lì ad assistere, per cui non è quello, è la tua presenza. Poi certo che ci sono delle frasi, dei pensieri, c'è un dialogo mentale o anche verbale che puoi innescare. Una conversazione che è di cuore, che è di mente, che è di parola, e vedremo come. Questo lo facciamo anche come pratica mensile per prepararci noi stessi alla morte, perché tu aiuti un altro nel momento in cui tu stesso sai e quindi conosci anche i rudimenti dell'esperienza post mortem, perché lì è molto simile all'esperienza del viaggio ultracorporeo, c'è un nesso tra le due esperienze, solo che nel viaggio ultracorporeo il cordone argenteo, se vogliamo usare questo tecnicismo, si mantiene, mentre invece con la morte tende a dissolversi, no? Però diciamo che soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane della morte, è molto simile al viaggio astrale quello che accade, molto simile. E adesso vediamo un po' di entrare nel mondo. Tenete conto che in base alle diverse concezioni noi applichiamo varie tecniche, varie possibilità, ci apriamo a diverse esperienze. Spesso non ce ne rendiamo neanche conto. Vediamo un po'.